adesso invece siamo alla nostra rubrica per elezioni europee del prossimo 25 maggio. Quale Europa sigla? E poi scopriamo chi parlerà con noi oggi. Con noi oggi Matteo Salvini, segretario federale della Lega Nord e capolista per il Carroccio al Parlamento di Strasburgo. Ben trovato Salvini. Grazie, ben trovati a voi. Anche a me piacciono le banane. Anche a lei? Dovevamo mandarci una sua foto però, secondo me. L'avremmo messa al posto di quella che vediamo oggi. La strumentalizzazione poi della banana è triste. Distinguere le persone in base al colore della pelle nel 2014 da cretini, però adesso fare anche il business sulla banana mi sembra un pochino tristarello, però. So, bisognerebbe farlo con tutto, mettiamola così, Salvini. Senta, grazie per questo inizio sicuramente divertente, con un sorriso. Lei si sta preparando, tra le altre cose, a queste nuove consultazioni. Il programma della Lega Nord è molto chiaro, lo abbiamo visto anche più volte dal simbolo che avete scelto. Si parla di no euro, partiamo proprio da questo concetto. Vuole ribadirci perché l'euro ha fatto male al nostro paese e continua a farlo se non si fa qualcosa? Perché è una moneta sbagliata, perché è una moneta troppo forte che impedisce alle nostre imprese di competere ad armi pari con le imprese tedesche. Fino a 12 anni fa, senza euro, eravamo la quarta potenza economica al mondo. Per quanto riguarda invece gli ultimi 12 anni, abbiamo disimparato a vendere, a comprare, a lavorare, oppure ci hanno rifilato una moneta che non ci permette di competere ad armi pari. Quindi il nostro ragionamento è che gli inglesi che si sono tenuti la sterlina non sono degli scemi, svedesi, danesi, ungheresi, polacchi, sono tutti in Europa, sono profondamente europeisti, ma con una loro moneta, giusta per la loro economia. Quindi la nostra scommessa, basata sui numeri, sui fatti, sui dati, è che con una nostra moneta, il nome è l'ultimo dei miei problemi, chiamatelo come volete, una nostra moneta diversa dall'euro tedesco, le nostre imprese tornano a vendere, quindi i nostri operai a lavorare. Insomma, si era parlato anche di una diversa velocità, di una doppia velocità dell'euro, ma c'è chi dice, Salvini, le lancio una provocazione e faccio un po' l'avvocato del diavolo, che forse questa soluzione, quella di uscire dall'euro, potrebbe portare dei miglioramenti subito, potrebbe far sì che l'economia venga rilanciata, ma poi gli effetti devastanti potrebbero vedersi dopo. Ma gli effetti devastanti ci sono oggi. Abbiamo una disoccupazione record da dopoguerra. E poi quello che succede oggi è già successo 20 anni fa. Lo dico ai telespettatori che hanno un po' di memoria, nel 92 non si chiamava euro, si chiamava SME e la lira era prigioniera di un cambio fisso che aveva portato a inventarsi il prelievo notturno sui conti correnti, la tassa sul medico, la tassa sulla casa, perché se uscivamo dal cambio fisso era un disastro. Siamo usciti dal cambio fisso, come usciremo dall'euro? E per i 4 anni seguenti l'Italia ha dominato i mercati di mezzo mondo. Facevamo il surplus commerciale di 40.000 miliardi di lire all'anno in più fra quello che vendevamo e quello che importavamo. Noi eravamo noi a vendere ai tedeschi, ai cinesi e agli americani con una moneta che ci permetteva di competere ad armi pari. Succederebbe certo Esattamente la stessa cosa oggi dopo 20 anni. Senta Salvini, non a caso lei sta portando un po' il no euro tour ovunque per spiegare le sue motivazioni ai cittadini. Un'ultima cosa prima di salutarla, un altro punto riguarda l'immigrazione. Voi avete chiesto le dimissioni di Angelino Alfano per questo flusso enorme di migranti che sono arrivati sulle nostre coste. Peraltro ieri il Viminale ha raccontato di un'emergenza che supererà qualsiasi limite. L'Italia è al collasso. Anche questo fa parte del suo programma. Che cosa vuole dire agli italiani e anche all'Europa? Che dobbiamo limitare l'invasione, ma lo stiamo dicendo con la Le Pen, con gli austriaci, con gli olandesi, nell'interesse degli italiani e degli stessi disperati che partono illudendosi di trovare un lavoro, una casa, che in Italia non ci sono più. Quindi come fa un ministro dell'interno a dire ci sono 800.000 immigrati pronti a partire e poi togliere il reato di immigrazione clandestina e poi non fare niente? E quindi io penso a un'Europa che difende i suoi confini, che usa i soldi che stiamo sbattendo via per le operazioni Mare Nostrum e per metterli negli alberghi a 3 stelle per fare strade, scuole e ospedali in Africa, per aiutarli là a non scappare, a non partire, a non morire in mezzo al mar Mediterraneo, altrimenti è il mare loro ed è anche il disastro per noi, perché con 4 milioni di italiani disoccupati sfido chiunque ci stia guardando da casa a prescindere dall'idea politica a dirci che possiamo ospitare, come dice il Viminale, altri 50.000 immigrati. Dove, chi paga, dove dormono, cosa fanno, che lavoro fanno, non certo Esiste.
Va bene Salvini, allora l'appuntamento è sul camper, io so, perché studiamo tutte le vostre mosse per appunto per portare la vostra voce in vista delle elezioni europee. Grazie e in bocca al lupo, ci risentiamo. Grazie. Più avanti. Un abbraccio, grazie. E noi concludiamo l'appuntamento di oggi di Quale Europa.